Straordinaria affermazione per il Francavilla, la terza consecutiva che al Fittipaldi si conferma al comando della classifica quota 12, dominando dall'inizio alla fine contro il Sorrento, sconfitto con un perentorio 5-0. Per i lucani la gara inizia nel migliore dei modi e al sesto trovano il vantaggio con Langone che ruba palla in aria e col piede mancino sorprende del sorbo sul suo palo. Nonostante il terreno pesante i sinnici continuano a premere e al nono Melillo ci prova dalla lunga distanza mettendo in difficoltà l'estremo difensore avversario. Ma un minuto più tardi Ferrante raddoppia di testa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. La replica dei campani affidata alla Monica che però calcia debolmente. In questo avvio non c'è un attimo di sosta e al dodicesimo De Marco va vicino al raddoppio con una conclusione che lambisce il palo. I padroni di casa sono indemoniati e al sedicesimo si rivede Melillo che evita un uomo e lascia partire un tiro a giro dal limite su cui Del Sorbo si rifugia in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina Russo manca di pochissimo il bersaglio di testa. Al diciannovesimo Del Sorbo è ancora sollecitato da Melillo. Al trentaduesimo altra opportunità per il Tris su un cross dalla destra con Antonacci che dall'altezza del secondo palo impatta malamente. Ma l'appuntamento con il gol è solo rimandato e arriva al 37esimo con un destro al giro di De Marco e papera di Del Sorbo. Prima dell'intervallo Gentile entra in area e lascia partire un tiro che sfiora la traversa sul quale si chiude un grande primo tempo del Francavilla. Nella ripresa il canovaccio non cambia e al terzo Gentile trova anche il quarto gol raccogliendo una palla in profondità. Al quinto c'è gloria anche per il portiere locale Prisco che nega il gol a Iadaresta intervenuto di testa su un calcio d'angolo. Al dodicesimo gran tiro di Melillo dalla distanza ma questa volta Del Sorbo risponde con i piedi. Al diciottesimo rossoblu nuovamente pericolosi con Antonacci che entra in area dalla sinistra e calcia ma trova solo un calcio d'angolo. Gli uomini di ragno seguitano a dominare al ventitreesimo Cristallo appena entrato si libera in area e impegna subito severamente Del Sorbo. Ma al 34esimo De Marco firma la sua doppietta personale la manita con un diagonale che in pratica chiude il confronto. Ah!